Mister, iniziamo con la prima domanda di Daniele Ardenghi, del giornale di Brescia. Non solo con la concretezza, ma anche con un gioco intenso e brillante. È così che si conquista il pubblico di Brescia. Ma io penso che per conquistare il pubblico Brescia ci vorrà tanto altro. Oggi abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuto l'atteggiamento sul 2-0 perché dovevamo chiudere la partita e invece se non fosse stato bravo Ierone la riaprivamo sul 2-1 e sarebbe stato un peccato. E poi il gol preso. Dobbiamo migliorare in questo, in mentalità mi ha dato fastidio, per cui dobbiamo rimanere coi piedi per terra, migliorare tanto, però lo spirito è buono, chi entra bene, per cui insomma, la strada è quella giusta, con i piedi per terra, ma è ancora molto lunga. Fabio Pettenò, Brescia Sport. Migliore inizio non ci poteva essere in casa. Grande entusiasmo, 5 gol e tante occasioni. C'è qualcosa che non le è piaciuto? Sì, l'ho già detto, se no mi ripeterei quello che ho detto prima e quello che non mi è piaciuto, per cui io voglio togliere i nostri difetti e ampliare i nostri pregi. Ci vorrà del lavoro, ci vorrà intensità, ci vorrà lavoro quotidiano perché partite vanno chiuse, c'è già successo insomma, a Crotone, per cui dobbiamo migliorare molto, però la strada è quella giusta. Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia. Aveva chiesto una prova di maturità ed è stato accontentato, anche se, vista la pochezza dell'avversario, qualche rischio di troppo. Sì, ho detto, abbiamo costruito tantissimo, è chiaro che per come giochiamo noi, votati all'attacco, qualcosa concederemo sempre, però è un gioco, questa squadra non ricorda il fatto di giocare, il fatto di non attendere, il fatto di essere spregiudicata, per cui qualcosa bisogna mettere in conto. Sono d'accordo che sul 2-0 la partita andava chiusa e la stavamo riaprendo, per cui lavoreremo sui nostri difetti, che sappiamo che ci portiamo dietro da qualche anno e ci teniamo quello che di buono abbiamo fatto. L'ultima di Vincenzo Corbetta a Brescia oggi, anche chi è entrato è sembrato ricominciare da capo alla ricerca del gol. Questa squadra non si stanca mai di provarci. Beh, questo è quello che ho detto oggi a quelli che scendevano in campo dall'inizio, per cui bisogna tenersi stretto il posto, perché ci sono in panchina vari dei sostituti che si allenano benissimo, per cui quando uno poi perde il posto farà fatica a riconquistarlo, per cui devo tenerselo stretto, la competizione interna è folta ed è un bene, perché gli allenamenti sono molto intensi e poi insomma, è quello che poi si vede insomma, sul campo. Grazie, mister. Ciao!